Radio Radicale, siamo con Elena Carnevali del Partito Democratico Lombarda per commentare quello che è accaduto stamattina in aula. Allora, come ha trovato lo scontro che c'è stato sul nuovo DPCM? C'è molto risentimento per come sono state create le zone rosse, voi siete di nuovo colpiti come Lombardia, ma il dibattito com'è andato stamattina con le polemiche che abbiamo visto? La richiesta di comprendere meglio i dati, le ragioni per cui sono state indicate le regioni in rosso, arancione e gialle può essere una assolutamente condivisibile, speranza verrà anche in aula. Quello che invece non va bene è la crescita del sospetto e la strumentalità politica col quale viene utilizzato. In Regione Lombardia, in particolare nelle zone di Milano, Monza, Brianza, Varese, la situazione è da tempo che è in gravissima difficoltà. E non basta sicuramente quello che è stato fatto con l'intervento di Fontana, anche se sta dando qualche lievissimo risultato, perché un conto è il mantenimento della capacità di riuscire a isolare e rallentare. Siamo in enorme difficoltà sul tracciamento, nonostante abbiamo messo in disponibilità più dispositivi, tempi per avere gli esiti molto lunghi, gente che sta in isolamento domiciliare in attesa, una fragilità territoriale che è oggettiva, anche riconosciuta da parte della stessa Regione Lombardia. Ecco, forse in un momento come questo, come tantissime altre nazioni hanno scelto provvedimenti molto radicali nelle aree più colpite, più di strumentalizzazione politica, ci sarebbe bisogno di quello spirito di unità nazionale che viene annunciato quando fa comodo, e quando bisogna assumersi le responsabilità invece si pensa che è molto più produttivo e molto più interessante per alcune forze politiche, in particolare sul piano del consenso, passare il cerino dall'altra parte. L'ultima questione, qualcuno ha avuto da eccepire del fatto che la Campania non fosse nella zona rossa? Da quello noi sentiremo i dati che Brusaferro dirà alla conferenza stampa che fa alle 15.30 con le motivazioni. I dati vengono forniti dalle stesse regioni ed elaborati dal Ministero. E naturalmente, come è stato detto, sulla base di un andamento settimanale, non sul dato del giorno prima. Quindi sicuramente avremo il conforto del perché magari Napoli è in una situazione molto compromessa e altri territori sono molto più complicati. C'è poca conoscenza e mi dispiace, perché il documento che è stato scelto per redare i 21 indicatori che vanno ben oltre la questione dell'R con T sono stati condivisi con la conferenza delle regioni, con l'Istituto Superiore di Sanità, con un elenco incredibile di soggetti che sono deputati. E dentro il CTS ci sono anche rappresentanti regionali. Devo dire che lo spettacolo che stiamo dando ai cittadini, soprattutto dovendo affrontare una pandemia e una crisi economica e sociale, francamente non è all'altezza delle esigenze di questo Paese. Grazie ad Elena Carnevali del Partito Democratico.